Superguida TV. Allora, Riccardo, ti chiedo subito com'è stato affrontare un ruolo di grande responsabilità? Avevo un pochino di paura all'inizio, è normale. Penso che per qualunque attore sia interpretare qualcuno di così importante per la propria storia è un bel peso, ma è stato distrutto questo masso che avevo sulle spalle grazie ai nostri registi, ovviamente. Alla sceneggiatura che veniva dove veniva tutto in modo naturale, ai miei compagni di viaggio, soprattutto ad Amedeo con cui ho la maggior parte delle mie scene, e con cui parlavamo molto, lui proponeva tantissime cose ed è una cosa che ho amato tantissimo perché rendeva tutto molto più da complici, e quindi però mi sono divertito molto. Senti, Chiara, Adele è una donna forte e indipendente, no? Nel film TV c'è molta attenzione anche alle donne e quelle donne che hanno acquisito il diritto di voto soltanto nel dopoguerra, che poi è quello che abbiamo visto anche nel film di Paola Cortellesi. Cosa ti ha portato a riflettere questo? Cioè, su una così importante conquista, insomma, è qualcosa che va mantenuto oggi? Assolutamente, sicuramente quello che dicevo anche prima, è una donna che ha combattuto proprio in prima linea per questo, infatti scrive proprio con lui la Costituzione, suggerisce quest'idea in assemblea ed è stato molto, molto emozionante per me interpretare una donna che ha combattuto, come dicevo prima, anche per dei diritti che ho adesso io. Si deve continuare a combattere perché purtroppo ancora oggi ci sono delle disparità enormi e è importante, non so quanto spiegare che sia sbagliato, perché se si deve spiegare vuol dire che Un c'è un problema problema. di fondo molto grande, però è importante continuare a combattere e accettare che si cambi mentalità più che affermarci noi, che si cambi proprio l'idea che si ha di differenza. Avevo una domanda per tutti e tre, no? Questi giovani comunque sono rivoluzionari, sono mossi da ideali. Quali sono oggi le battaglie che più vi stanno a cuore e chi sono gli eroi di oggi per voi? Per me ce ne sono tantissime, la salvezza del nostro pianeta in primis, parità di genere, violenza contro le donne, contro la violenza contro le donne, ovviamente. E potrei andare avanti tutta la giornata in realtà. Sono una persona che si batte molto su quello che è giusto. Voi Sì, invece? anche io come Riccardo, assolutamente. E la cosa che mi intristisce è che vedo che si combatte tantissimo e non si riesce mai a toccare con mano poi Vero. un risultato, uno spiraglio di luce. E quindi forse anche per questo oggi è tutto un po' più in sordina, è tutto un po' più lasciato al caso. Però appunto se tutti ci lasciamo andare al caso decideranno tutti per noi cose molto sbagliate. Tu Amedeo invece? Sono d'accordo con loro. Sì. Chi Poi so. su citazione, un eroe di oggi, Jannik Sinner, Ah, perché ieri ha vinto, bene. quindi siamo dalla sua parte. Greta Thunberg, non so. È un Amen. italiano. Sentite, come vi siete preparati al meglio per questi ruoli, per affrontarli? Vi siete anche documentati, magari a livello anche di fonti, insomma, avete letto libri? Assolutamente, io ho fatto molta fatica, devo dire la verità, perché c'è veramente poco. Già il fatto che viene rappresentato come un uomo di 45 anni quando muore a 21 è un po', ti fa capire anche la situazione. Per fortuna avevo una sceneggiatura che mi ha permesso di veramente di imparare da quella, perché era veramente un 95% realtà. E poi ho parlato molto con i registi, assolutamente, i registi, i sceneggiatori e anche gli storici con cui parlavano i sceneggiatori, ho avuto questa. E poi un pochino conoscenza personale, Sì, no, è stato interessante perché all'inizio questi personaggi, soprattutto poi Nino e Goffredo, erano un po' delle statue per noi, delle piazze, delle vie. E invece erano uomini, carne umana, e quindi abbiamo, insomma, è stato un passaggio da
trasformare quelle statue in ragazzi, soprattutto, più che uomini. Per me è stato ancora più complicato perché di Adele c'è scritto solo che è la compagna di Goffredo, sostanzialmente. No, però insomma anche io mi sono documentata, c'è molto poco di lei, ovviamente. E quindi io ovviamente con le informazioni che ho trovato, con la sceneggiatura, parlando con i registi, con gli sceneggiatori, documentandomi, ho cercato appunto di dare voce a questo incredibile personaggio e ho cercato di renderlo più umano e attuale possibile, proprio perché già lo era. E insomma ho voluto dare anche quelle due facce di questo personaggio, che sono quella più determinata, più guerrigliera, e quella più romantica, da donna, da uomo anzi, che tutti abbiamo. Io volevo aggiungere una cosa, perché è importante. Quando facevamo un lavoro di ricerca che ognuno di noi ha fatto, però io leggendo tra i vari diari, ci sono degli estratti di diari di Bixio, che mi fece capire molto quanto contasse Mameli per lui, cioè molti anni dopo la morte di Goffredo, Nino fece intitolare una barca Goffredo Mameli, tanti anni dopo, e quindi io lì capii che comunque era una persona che aveva lasciato, oltre alla storia e oltre alla sceneggiatura, aveva fatto un po', insomma, breccia, era rimasto nel cuore di Nino, e da lì è partito proprio il lavoro su questo rapporto. Grazie mille. Grazie a te. Grazie.